Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti. Spero che la giornata, per quello che può essere, sia una bella giornata e che sembri tutto a posto, mi raccomando. Mi sembra, sorridevo perché mi sembra che è come inizio, quando devi iniziare il telegiornale. Alle 11 ci sono TG Cucina. Scusate per questa. Va bene, allora oggi facciamo base per pizza, seguitemi bene, che poi la mettiamo a riposare per domani, che la mangerete domani a pranzo. Oppure, vi spiego via facendo, la potete mangiare pure domani sera. Però vi spiego ma come funziona. Poi ho pensato di fare tipo una serata in pizzeria. Con gli amici o con la famiglia, come facevamo e come faremo quando prima. Allora facciamo pizza, crocchette di patate e zeppole di patate e cannelli, il graff. Tre belle cose molto simpatiche da impastare, e così domani facciate un bello sabato come si faceva una volta. Bene, speriamo che siano tutti di vostro gradimento. Partiamo da Robert Team, partiamo dall'impasto per la pizza, perché sono molti passaggi e ve li voglio far vedere tutti, non vorrei prolungarmi troppo, che facciamo sempre la stessa cosa come faccio i mali di capo. Allora, c'è Emilio Munno che dice: ma tu sei più piacevole dei TG, soprattutto in questo periodo. grazie, allora. E c'è Ciro De Angelis, dice: buongiorno, grande chef, questa mattina sono riuscito a beccarvi dall'inizio. Ciao Ciro, grazie mille. Allora, farina 001, allora, no, questo qua però lo dobbiamo mettere dall'altro lato. Allora facciamo così, perché voglio farvi vedere tante cosine e se mi blocco la tavola a rompere un po' di me faccio. Allora facciamo così, molto simpaticamente facciamo così, facciamo una fonte in un lato della tavola, così dopo posso lavorare su quest'altra metà. Mi ci vuole il suo spazio. Sarebbe una bella cucina, noi siamo addestrati da sempre a lavorare in cucine che non c'è spazio. Allora, facciamo il salame, mettiamo qua 1 kg di farina 00, 5 grammi di lievito di birra, lo andiamo a frantumare. Prendiamo, guardate, qua sono 600 grammi d'acqua, state segnando? 600 grammi d'acqua, ne prendiamo 40-50 grammi e andiamo a sciogliere il nostro lievito. Vedete? Eccolo qua, con le dita, punto delle dita, fate il movimento come fosse il braccetto di un aggeggio. Questo ovviamente si può fare pure in planetaria, ma io, come vi ho detto già altre volte, una volta che si è sciolto il lievito, fateci pigliare un poco di farina, pochissima. Eccolo qua, lo stringete un poco. Abbiamo una domanda. Luca Zeppini chiede: ciao, salute, e poi chiede: va bene la farina zero Manitoba? Va benissimo, va bene, Luca. Ecco qua, abbiamo fatto un piccolo lievitino con 50 grammi di farina e lo lasciamo qua a lievitare. Molto semplice, mi raccomando, seguite per bene perché è semplicissimo. Facciamo questa pizza con pochissimo lievito e diciamo che non è, allora, come vi dico sempre, sono mie ricette. La napoletana non è la pizza a tappa, non è è la pizza mia. Per questo tenete questa dose, questa procedura. Poi cercando di usare poco lievito e verrà una pizza un poco più alticina, tipo focaccia da snack, non la croccante, ma secondo me verrà a fine romun. Provatela, poi mi direte. Poi lo spessore dipende tutto da voi. Più la stendete sottile, sottile vuol dire mezzo centimetro, e più la avrete sottile. Però questa qua un poco più alta e ben lievitata non sta male. C'è Don Salvatore che ci fa i complimenti per i bellissimi piatti usciti su Cucina Sud.
Ah, grazie. Sì, oggi è uscito il numero di Cucina al Sud. Ci sono 10, i miei 10 comandamenti per la pasta e delle belle foto, delle belle ricette di pasta. Allora, partiamo con l'impasto per le zeppole. Zeppole, io tengo tutto scritto perché poi, eccolo qua, si nota pure un tempo, perché tengo tutto segnato, altrimenti. Intanto ci saluta Dorotea e ieri sera con le alici in tortiera mi sono consolata. Grazie Dorotea, ciao Pasquale. Allora, per le zeppole, mezzo chilo di farina. Io la leggo la ricetta perché mi scordo tutto cosa, ormai avete. Mezzo chilo di farina. C'è Rosa di Palma che chiede quanti grammi, ciao Rosa, quanti grammi nella pizza. 5 grammi, seguitemi perché altrimenti rispondendo ad altre ricette non. Per questo sto andando lentamente, vi dico, vi piano. Nel frattempo si scioglie. Aggiungiamo. Dove sta? Aggiungiamo. Eccolo qua. Dove sta? 10 grammi di sale fino. Lo mettiamo sempre sopra, vedete che faccio? Sale, zucchero, lo metto sulla farina, non lo metto a contatto del centro dove poi andrà il lievito. Al centro, vedete, vi faccio un'altra piccola foto. Ok, ripartito. Bene, scusateci, ma il problema è sempre lo stesso. Stiamo cercando di risolverlo, non lo so se ci riusciamo, con un piccolo aggeggio che farebbe da ponte. L'abbiamo mandato a prendere, poi vediamo solo se stesso cosa arriva e funzionerà. Vabbè, comunque è il bello di tutto quello che succede in live, così, in diretta. Ecco qua, burro a pomata. E siamo a 100 grammi di burro. Centro. Un posto con le ricette, così avrete chiaramente tutto. Intanto diverse persone chiedono se è possibile utilizzare il lievito secco. Sì, il lievito secco lo potete utilizzare, mettete un po' in meno, lo potete utilizzare. Agrumi, se avete possibilità, arancia e limone, arancia e limoni, ce l'ho e ci mettiamo quello e quello perché ci stanno benissimo. Eccoli qua. E Provo ad aprire la porta lì. poi eccoli qua e andiamo, così ce ne andiamo a impastare velocemente il tutto perché poi non ci vuole niente a farne. Delle cose simpatiche che domani sera potete abbinare alla pizza e facciamo una bella salata come Dio comanda. Allora, il latte con il lievito si sono quasi sciolti, si sono quasi diluiti entrambi e lo andiamo a mettere al centro. Tutto chiaro, passaggio velocissimo. Con le mani iniziamo dall'uovo a incorporare l'uovo con le patate e il burro. Piano piano iniziamo a incorporare tutto il resto. È velocissimo, guardate, è veramente pratica, veloce. È buonissima e soprattutto sono due cose fantastiche che potete sicuramente far impastare ai vostri bambini e ve ne saranno grati, si divertiranno e ma a cose incredibili che avranno pure un risultato perché poi si renderanno conto delle loro fatiche, riescono anche a tirarne fuori una cosa molto molto piacevole da fare. Per questo lì
intrattenete un poco in questo periodo che secondo me sono molto più scocciati di noi. Gli manca la scuola, gli mancano gli amicetti, gli amichette, tutta la baratana che ci sta attorno. Gli mancano le insegnanti, ci mancano tutte cose. Per questo è molto simpatica sta cosa. Intanto ci saluta Raffaele Cariulo, facciamo un grandissimo saluto Ciao Raffaele, che piacere. anche ai piccoli. Anche ai piccoli e ai panini. La macelleria, hamburgeria, paninoteca, come le mai chiamare. Il grande Gigione di Pomigliano d'Arco. Famosissimi, bravissimi, veramente di altissimo livello. Le loro carni, le loro creazioni, i loro panini, il loro concept. Veramente siete fortissimi, Raffaele. E non lo dico per frase fatta, ma lo dico perché è la realtà. Ecco qua. Iniziate a lavorare l'impasto fin quanto il tavolo, l'asse di lavoro deve essere pulito. Tanto è pronto l'impasto. Non lo dovete lavorare né di più né di meno. Vedete? Man mano si accorpa tutto, si amalgama e si alliscia tutto. E mi raccomando, dovete sempre essere delicati. Avete capito? Buono, delicati. Anche con vigore l'impasto, ma deve essere un vigore delicato. Vedete? Come facessimo un massaggio. Che ci vorreste, gli stiamo. Eccolo qua, guardate quanto è bello, bello con vigore ma delicato. Eccolo qua. Allora, se ti piace, guardate qua quanto è bello. Bellissimo. È È bellissimo. profumato. È profumatissimo di agrumi. Eccolo qua. Semplicissimo. Ci sono molti che dicono purtroppo si perdono delle parole perché è salta la connessione. Se è possibile ripetere poi le Le ricette. ricette posteremo, ci sarà un post sulla mia pagina con tutte le ricette. Comunque, questa ve la ripeto a volo: 300 g di patate bollite, 500 g di farina, 100 g di zucchero, 100 g di burro, 20 g di lievito, 50 g di latte, 2 uova, 7-8 g di sale, agrumi. Ecco, tutto a posto. Mettiamoci. Allora, teniamo qua. Dove sta lo straccio? Il mio straccio, eccolo Aspetta, prendo quello là. qua. Eccolo qui. Prendiamo uno straccio pulito e andiamo a coprirlo così non gli facciamo fare scorze qua. Ritorniamo al nostro impasto. Il lievitino che abbiamo fatto si è raddoppiato. Guardate, per essere precisi dovrebbe stare ancora un altro quarto d'ora, 20 minuti, ma noi il tempo non lo teniamo. Comunque il lievitino va bene già così. Se lo state facendo assieme a me, va bene già così. Se la farete più tardi, aspettate un quarto d'ora ancora in più, che si sarà raddoppiato bene, e poi lo fate. Chiaro? Già va buono, però lo traduco pure, va bene già così, però se volete farlo a regola d'arte aspettate che si raddoppi il volume. Eccolo qua, lo schiacciate di nuovo nella fonte. Allora, questo qua vi vorrei fare il doppio passaggio, purtroppo facciamo così, dopo non ci andiamo, no, vabbè. No, questa, la tecnica che usiamo è quella lì dove va la planetaria, però noi la planetaria non la uso, già fa tutto a mano, è la mia fissazione di fare tutto a mano, e allora il sale lo mettiamo adesso. Se lo fate in planetaria potete impastare il lievitino con la farina e l'acqua, una volta che si è incorporato tutto potete far prendere il sale e l'olio, ma date che io sto usando tutto cosa così, mettiamo tutto insieme, non vi preoccupate, per il buono stesso. Allora, 1 chilo di farina 00, 5 g di lievito,
5 bei cucchiai di olio extravergine e 20 grammi di sale. Eccolo qua. C'è Vediamo. Manuela Chiarolanza che ci saluta e ci manda un cuore grande grande. Ciao Ciao Manu. Manuela, buongiorno a te e un saluto a te. Sciogliamo il lievitino nell'olio. Così. Ancora ci salutano i fratelli Castellano e Gigliola da Rola. Ciao Gigliola, ciao fratelli Castellano, Peppe e Ernesto. Ernesto. Mi sembra di Se sì. non mi sbaglio, Ernesto, sì. Aggiungiamo un pizzico di acqua dei 600 grammi che siamo. Iniziamo a seminare bene. Prima il lievitino. Eccolo qua. E poi aggiungiamo sempre poca acqua alla volta. Iniziamo delicatamente a far incorporare il resto. Guardate quanto è bello questi gesti antichi. Guardate, io sarò pure fissato su questa cosa, ma a me mi piace lavorare con le mani e ripetere questi gesti che facevano i nostri avi, e invece mo tutta la tecnologia ha tolto. Figurate, niente contro la tecnologia, perché è fondamentale, importantissime, tutte queste cose qua. Però ogni tanto farlo così, soprattutto per chi deve fare pochi numeri, poche cose, secondo me ne vale la pena. Non fa niente che sporcate un po' di più, però la soddisfazione è una cosa. C'è Anna Coscia che ci saluta e ci manda Ciao un Anna, un bacio. bacio a te, ecco qua. Aggiungiamo la restante acqua. Andiamo a incorporare il tutto. Allora, noi qua siamo più o meno a 600 grammi di acqua e 50 grammi di olio circa, i cucchiai sono più o meno 10 grammi a cucchiaio, più o meno. Io vorrei tentare, perché più la idratiamo la pasta, più sarà alveolata e croccante nella cottura. Per questo facciamo così, aggiungiamo altri 50 grammi di acqua. Per questo già aggiungete 50, 650 grammi di acqua. Allarghiamoci. Eccolo qua. Intanto Giuseppe D'Antuono ci manda un forte abbraccio ad entrambi. Andrea Pieri ci saluta. Buongiorno Andrea. Dopo ti scrivo perché ho... Sì, Ciao, all'Agostino. buongiorno. Ciao Giuseppe, buongiorno a te. Andrea, buongiorno a te. Dopo Andrea devo chiederti una cosa. Ecco qua. Allora, abbiamo aggiunto altri 50 grammi d'acqua. Non vi spaventate, perché quando sentite di parlare di alta idratazione non è nient'altro che acqua in più nell'impasto. Perciò non vi spaventate di parole difficili. Alta idratazione, c'è stata più acqua in. Per questo. Ho messo un poco d'acqua in più, sarà l'impasto meno facile da lavorare, più appiccicoso alle mani, ma vi darà più soddisfazione. Io avevo messo 600, che è la dose giusta, però mi piace spingermi un poco con voi, perché sono sicuro che ci riuscite e che facciate la fine comune, senza fare troppe scienze. Ecco qua. Mi dispiace fare la pizza per un solo motivo, perché ne sono state fatte tante in continuazione da bravissimi pizzaioli, e la sto facendo solo perché, per accontentarvi parecchi, me l'avete chiesto, per questo la sto facendo, altrimenti avrei evitato. Abbiamo una domanda che non c'entra niente con questo. Roberto Di Tommaso da Firenze che chiede riguardo il sì capolavoro con i piselli dell'altro giorno. sì ciao Roberto, sì, dimmi. Quale altro tipo di pasta si può utilizzare se non abbiamo i semi? Forse spaghetti spezzati piccoli piccoli? Spaghetti, però non spaghettini. Lo spaghettino io l'ho fatto, però devi avere una grande praticità per cucinarli spezzati molto. Se prendi spaghetti oppure spaghettone e tagliato sottile, ti darà sicuramente grande soddisfazione. Oppure puoi prendere, che dire, pure dei paccheri, delle candele, dei ziti, e li frantumi. Frantumare vuol dire proprio frantumare, rendendoli in piccole briciole.
E poi mi cuoci come una minestra, eppure quelli non è che vengono malamente. Eccolo qua, l'impasto è adesso si è assestato un po' e ha cominciato ad assorbire tutto il resto degli ingredienti, si sta accorpando, vedete? E mi pulisco bene sempre l'asse di legno e poi lo andate a lavorare. Sempre con delicatezza, ma vigorosa, bella. Si vede, che si vede quando lo fai questo, lo fai con amore, è sempre bello pure quando basta fare. E si vede se uno lo fa perché gli piace fare o solo perché lo deve fare per mestiere. Anche quello fa la differenza, secondo me. C'è Angioletta che è un'appassionata di cucina, segue molto gli chef e i canali di cucina, ci verrà a trovare solo a patto che ci sia fatta una promessa, ovvero conoscerti di persona. Ciao Angioletta, è figo, per me è solo un piacere conoscerti e fare quattro chiacchiere. Tu dici già ne faccio assai qua. Va bene, facciamo altre. Eccolo qua, l'impasto. Abbiamo Nunziante Aliberti che dice un consiglio, come faccio ad accorgermi che sono al top della lievitazione in modo da non farla screscere? Allora, la lievitazione deve arrivare quasi al raddoppio del volume iniziale per avere una lievitazione perfetta. Però i sistemi, uno, una volta che hai messo la pagnotta a lievitare, se metti il dito, guarda qua, adesso questo qua, metti il dito e rimane il fosso, vuol dire che questo qua è un impasto che non è lievitato. Se invece metti il dito e si riassetta nel modo naturale, vuol dire che l'impasto è pronto per essere utilizzato. Se l'impasto invece è passato di lievitazione, ci rimane il dito e rimane affossato lì. Allora che ti consiglio di fare? Di prendere l'impasto, di rimpastarlo e rimetterlo a crescere, a lievitare, ci fai un'altra lievitazione. Sicuramente non gli fa male. Eccolo qua, vedete? Bene. Ancora Giuseppe dice stamattina sto impastando il cemento a presa rapida senza lievito, ho già paraprimi e buco Samantha, ma ci metta giù questo bucondello, Giuseppe, mi raccomando. in Allora, veniamo a noi. Nel frattempo lievitano tutte e due, facciamo questo assaggino di crocche di patate. Ancora imperterrita dice io seguo imperterrita la nostra Luisa Zazza. Ciao Luisa, è sempre un piacere saperti dei nostri. Gaetano Calè, che pure ci saluta. Ciao Gaetano, buongiorno. Buongiorno a te Gaetano. Gaetano è un altro pignolo appassionato e bravissimo in cucina. Preso da un altro mondo, ma gli piace troppo questo mondo. È molto bravo, è un pignolone e c'ha una mano che ha fine loro. C'è Eccolo qua. Margherita Raguso, dice buongiorno, sono al lavoro in ospedale e non posso seguire purtroppo la diretta. Al mio rientro seguirò stasera i consigli per la pizza. Buon proseguimento. Bene, grazie, grazie Margherita. E E buon buon lavoro. lavoro. Allora, patate bollite schiacciate. Sto tritando un poco di prezzemolo. A me piace, nel croquet il prezzemolo tritato non ci piace assai, soprattutto quando è questa qualità di prezzemolo. Mettiamo questo qua è tutto a occhio, non ci sta una grammatura, mettiamo un bel pugno di parmigiano. C'è Teresa che dice la postina arriva sempre quando fate le dirette. Secondo me vuole partecipare anche Sì, lei. la postina puntualmente appena accendiamo la rivista, è una cosa incredibile. Sì, hai ragione. Allora, sale. Facete proprio la cosa un bel pizzico, ma voi non dovete aver paura su queste cose, perché poi lo provate prima di farli e li regolate di sale,
perché questa grammatura si mette sempre nella ricetta quando basta, che significa quando basta? Che lo devi provare, ne metti poco alla volta e provi. Ci sta poco, che puoi provare? Che poi quanto basta, una cena di sale se per damenesse si dice, per questo con un granello di sale in più e di meno si rovina, per questo voi mettetelo poco alla volta e lo provate, come in questo caso, e alla fine rovina. Tenevo, non tenevo la mozzarella, tenevo un poco di caciocavallo. Teresa, riguardo la pizza, dice, da Taranto, a volte mi succede che l'impasto non lievita. Cosa posso fare? Che mi consigli? Devi guardare il lievito, devi un lievito preuso, perché se metti il lievito fresco, guarda, è impossibile che non ti lieviti, e sicuramente quando l'impasto non pare avere mai contatto il lievito a prima acchito con il sale, poi non dovresti avere nessun problema. Ecco qua. Eccoli qua i pezzettini di, mettiamoli qua, pezzettini di caciocavallo, prendiamo le nostre crocchettine di patate. Giovanni Caserta ci manda un caloroso saluto. Ciao Giovanni, eccolo qua, bel pezzettino, chiudete e chiudete. Maria Romano chiede se questi possono essere fritti senza impanatura. Sì, Maria, se ci fai, guarda, dipende. Maria, quello che è importantissimo sta cosa è che le patate siano asciuttissime, altrimenti anche con la panatura si rompono. Se hai patate veramente super asciutte, allora le puoi fare con una pastella di acqua e farina, altrimenti anche con la panatura rischi che si rompono. Eccolo qua, continuiamo a mettere sta cosa. Intanto vi volevo ringraziare per ieri, siete stati tantissimi e soprattutto tantissimi avete condiviso, grazie, 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 grazie. Ieri e l'altro ieri c'è stata una marea di condivisioni che vi ringrazio e vi chiedo di continuare. È stata una cosa bellissima che queste condivisioni, il verbo della cucina di Peppe Guida si diffonda. Mi hanno detto sta cosa, mi hanno scritto sta cosa che mi è piaciuta assai. E niente, vi ringrazio veramente tanto per l'affetto e le condivisioni di ieri. Gennaro Cupo da Verona ci saluta, dice non vede l'ora di ritornare da noi. Nel frattempo ho fatto un bell'ordine di pasta del pastificio dei Campi e di pomodama. Benissimo, ciao Gennaro, mi fa piacere perché vi dico sempre, sì, ieri mi hanno scritto, sì, è una pasta che costa 10 euro al chilo. Allora ci sta, che è l'ammiraglia dell'azienda, che è il pastificio dei Campi di Martino Barabà. Pastificio dei Campi è l'ammiraglia dell'azienda e fa una grandissima pasta che costa 10 euro al chilo, ma secondo me ne vale la pena. Perché non mi dimenticate mai che il mangiare diventerà una cosa vostra, intima, è una cosa che voi mangiate. Metterete dentro il vostro corpo, per questo cercate di metterci quello che è meglio possibile. Però ci sta anche il pastificio di Martino che produce non quella qualità lì di altissimissima gamma, ma comunque un prodotto di alto livello con un rapporto qualità-prezzo veramente molto molto interessante. Non vi racconto favole, ma vi chiedo di provarlo per rendervi conto. Eccoli qua, Intanto vedete? Antonietta Battaglia saluta me e Ciao Antonietta. te e ci ringrazia per quello che stiamo facendo. Ma vi guardo, grazie, grazie a te, grazie a voi che avete la costanza e la pazienza di seguire le mie dirette, le mie baradan che metto a fare, tutte le mie chiacchiere che faccio Oggi c'è in Pietro questo. Bologna che segue la diretta. E Eccolo infatti qua, dice buongiorno alla famiglia Guida, oggi ci sono finalmente il anch'io. famoso Pietro Bologna, Serpepe, l'azienda che vi racconto sempre dei latticini, dei latticini, buonissimo, dei legumi e salumi.
Legumi di altissimo livello. I ceci e le lenticchie che abbiamo fatto in questi giorni sono di Serpepe, di Pietro Bologna, dei legumi biologici veramente di una fattura incredibile. Buonissimo. Ecco qua, un attimo che mi lavo le mani. C'è Massimiliano Russo che dice: io ho preparato la vostra pasta e ceci a fine Romunno. Bene, mi fa piacere Massimiliano. Sono pochi passaggi, io quello cerco di comunicarvi sempre passaggi pochissimi, semplici da realizzare, che li può realizzare chiunque, anche chi non ha molta praticità in cucina. Questa è la cosa fondamentale. E poi l'altra cosa che io ci tengo molto e vi ripeto costantemente è fare attenzione nella ricerca della materia prima. Anche una patata deve essere una grande patata. Non guardate quando la pagate. Una patata deve essere una grande patata, mi raccomando. Anche il prezzemolo, tutto quello che cercate per voi, che dovete mangiare, mi raccomando, fate una ricerca e non pigliate la prima cosa che vi trovate in mano, perché non avete voglia o tempo. È troppo importante, perché quelle cose le mangerete. Per questo imparate a fare la spesa, farete economia, mangerete sicuramente divinamente meglio e sarà anche divertente. C'è Erminia che chiede: negro che non hai messo l'uovo? No. Allora, nei crocchè l'uovo si ci mette, ripeto, mia cucina. Lo metto quando la patata è proprio secca, 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 che ha bisogno di essere diluita, ammollata. Ma questa qua già aveva la giusta umidità e per questo non ne ha bisogno. Se metti l'uovo in una patata che già è di per sé abbastanza umida, allora il 99% rischi di far aprire i crocchè quando li friggi. Eccoli qua, li passiamo nella farina. C'è no, Pasquale Agostino, il fratello di Pasquale Jacobucci, Ciao che Agostino, dice: che sei piacere. fenomenale e ci manda un grande cuore. Agostino, chef castellato campano di Castellammare, con ristorante a Bologna. Ormai si è trasferito lì, ma il cuore è sempre napolitano. Allora, Agostino, piacere sentirti. Eccolo qua. Ancora Eugenio dello Yoyo che ci saluta, saluti anche alla cagnolina Nutella. Ciao Eugenio, che piacere sentirti. Buongiorno a te. Salutami con un grande abbraccio, Gianluigi. C'è Imma Esposito che ti saluta e saluta anche zia Rosa. Ciao Imma, sì, Imma Esposito. Ciao Imma, buongiorno a te. Allora, voi domani vi organizzate e vi facete. Non molti, per quattro di voi mezzo chilo di crocchettine bastano. E poi buttate non li apprezzate neanche. Mezzo chilo di patate, così non buttate soldi e non va. Se li volete, li rifate un'altra volta in settimana. Per i vostri bambini, sì, vi fa basta che per una cosa di sfizio. Allora, domani sera vi organizzate la pizza, un croquet, graffi, boom, e facete i bottom der, facete i muffi. I fuzzi der vi riporto un po' nelle vostre uscite piacevoli d'estate. Mettiamo qua, eccoli qua, accendiamo dopo, anzi, lo accendo adesso, così dopo ve li faccio pure vedere. Intanto Antonietta Lucciarini dice: ciao chef, i miei amici portoghesi ai quali ho passato i tuoi link ti ringraziano per ciò che di Grazie, grazie meraviglioso stai mille. facendo e ci stai insegnando. Cara Antonietta, dici ai tuoi amici di condividere. Spannim sta cosa pure in Portogallo. Eccolo qua. Allora, chi mi sta seguendo con l'impasto della pizza, facciamo così. Guardate. Lo sai in me? Guardate, facciamo una piega a tre. Aspetta.
guardate, una, due, la tirate a tre, chiaro? Semplicissimo, ammaccate un po'. È importantissimo questo passaggio, perché diamo struttura e forza all'impasto. Questo poteva essere anche più idratato, ma non ho voluto spingere di più perché ci vuole più praticità. Eccolo qua, piega a tre, avete visto? Ci vuole io. Poi quando sentite dicevo piega a due, piega a tre, non vi preoccupate che non sono niente di complicato, è la cosa più semplice e possibile che si può fare in casa. Vabbè, questo era solo bagnato qua e mettiamo a riposare. Questo per quando finiamo sarà pronto per essere messo a lievitare. Domani che facciamo? Spero che fino adesso sono stato chiaro. C'è Gian Cavassa che chiede di ricapitolare cosa abbiamo preparato oggi. Azz, Gian Cavassa. Allora. Dei crocchè di patate. Della pizza a modo di papà e le zeppole di patate come allora, dolce finale. Sì, ok. Vabbè, hai detto. Zeppole di patate e cannella, crocchè di patate e una pizza a focaccia a modo mio per passare una serata per passare la serata del sabato sera con l'illusione di essere fuori con come si faceva di solito. Sperando che lo facciamo quanto prima possibile. Poi ci saranno tutte le grammature, ci saranno le ricette sulla nostra pagina e poi puoi rivedere il video per vedere tutti i passaggi. Allora, è grande. L'impasto ha lievitato un poco. Una metà ha lievitato. Adriano Gorgoni dice: eccoci qua, ho fatto il guaio. Anche nonna Maria si è appassionata alle vostre dirette. Bene, un grande saluto a nonna Maria. E Pino Palma che ci saluta. Ci state facendo consolare. Ciao Pino, il mio carissimo amico Pino Palma, il re dei capperi. Capperi Palma, sono una garanzia. Io amo i capperi, per questo li metterei dappertutto. Allora, pelle graffe. Vi sto facendo la forma antica perché invece andrebbero stese col coppa pasta, tutte queste cose qua. Invece vi voglio riportare un poco sempre indietro nel tempo. Ci saluta Fulvia. Facciamone due. Della cucina di Maria del Patriarca a Montechiaro. Ciao Fulvia, Patriarca, quando mi manca quel posto. Quando mi mancate voi, e dammi un grande abbraccio a Pia. Salutamela da parte mia, sperando di venire quanto prima a mangiarmi una bella bistecca. Patate fritte fresche nell'olio extravergine, nell'olio d'oliva, che sono a fine comune. E poi ci dobbiamo organizzare, che dobbiamo fare sempre la nostra giornata dell'olio. Eccole qua, vedete, questa è la graffa antica, forma antica che si faceva. Si sta perdendo un poco perché si fa tipo ciambelle, si fa tipo tonde, quadrate, tutto in maniera. Vabbè, io la voglio fare come l'ho vista fare per anni e anni alla nonna. Vedete così? C'è Giovanni Caserta, dice: appena possibile posso avere il piacere di conoscervi personalmente. Ma figurati Giovanni, il piacere è mio quando vuoi. Allora, le graffe, io non ve l'ho detto che le impastavo perché dovete vederle come le sto preparando. Poi la ricetta l'avrete. Domani, nel pomeriggio, ve le preparate. Così saranno belle pronte che lievitate per la sera. E la sera frita, fornata a pizza, frite e crocchè, frite e facete una grande festa. Illudiamoci di questo, sperando che
Sto virus se ne va a pressa in devia perché non ce la facciamo più tutti quanti. Io la prima cosa mi devo tagliare barba e capelli, non mi faccio loro, non mi rado a zero, ma ci andrò molto vicino. C'è Antonio Leone del Bar Totò che ci saluta, dice ieri ho fatto gli spaghetti al limone, è venuto davvero un piatto da bomba, grazie chef. Grazie a te Antonio, famoso Bar Totò di Vico. Ti ringrazio Antonio per la stima e ti ringrazio pure per. Zia Fiorinda Perché? dice Ciccio le mangia anche a me, grazie. Mandi le zeppoline a Ciccio, mandale anche Chi è? a me, zia Fiorinda. Ah, la mia mezza parente, quasi parente, no, mezza parente siamo. Ciao. Vabbè, glielo diciamo a Ciccio, ma se arrivano là, perché Ciccio, Le quello che mangia ho per visto, strada. è una buona forchetta, c'è una bella spazza. Ci proverò. Vediamo che ne facci. Signori, chi ha bambini in casa, questo gioco li farà impazzire a fare tutte queste nocchette. E vi Devo dico una aiutare cosa, Giacchi da vicino. ancora più importante. Oltre ai bambini, chi ha vecchi in casa? Che si fa scipazzi? Io tengo mia mamma che ha 90 anni, non posso gridare, altrimenti mi lancio il tagliere. Tengo nonna Rosalie, che quando gli metto a fare questi lavori impazzisce. Si occupa la mente, si diverte, ritorna indietro nel tempo ed è una cosa bellissima. C'è Antonio Indovino che dice: Chef, mio suocero nei giorni scorsi ha detto una frase emblematica: Ci stai abituando troppo bene. Quando riprendi a lavorare sarà duro tornare alla cucina di sempre. Morale della favola: Sto facendo i fuorson d'erba anche qui a casa mia. Ti ringrazio Andò, grazie mille. Ringraziami tuo suocero per comunque per la stima e niente. Spero di riabbracciarvi tutti quanto prima. Facciamo in modo che. Chiedono più o meno Loredana Imperiale quanto deve essere questo bastoncino che stai andando a fare Guarda, può di. essere 10 cm. No, non ha una misura, non ha una forma. Lo spessore solo deve essere più o meno così, di un paio di centimetri. La lunghezza quando vuoi. Poi le metti a lievitare con un cannovaccio belle coperte, forse prendimi un cannovaccio Sì. e aspetti che raddoppiano. Intanto Rosaria Cuomo e altri chiedevano cosa intendi tu per patate non troppo umide, non troppo asciutte. Patate vecchie. Devono voi comprate patate. Scusa, mi cambia una cosa. Comprate patate a pasta gialla, chiedete al vostro fruttivendolo di fiducia. Patate a pasta gialla, vecchie, e già da quelle garantiti. Poi se sono patate a pasta gialla, vecchie, di montagna, è ancora meglio. Intanto Sauro c'è. Ciao Sauro, buongiorno a te. E Alfonso Arpino dice che questa è una sana epidemia mediatica. Grazie mille. Mi raccomando, vi ringrazio e facciamo in modo di farla divulgare, questa epidemia. Grazie mille, perché il mondo sarebbe molto più bello se fosse pieno di cose belle e conviviali. Eccolo qua, ho fatto tanto Laura per. Esposito dice oggi il menù è davvero golosissimo. Sì, e questo. Niente, ho pensato di farvi questa cosa per farvi divertire domani. Noi domani alle 11 saremo sempre in diretta, ma per organizzarvi per domani sera. Allora, oggi voi avete tutto il tempo, chi non la sta facendo adesso, l'impasto della pizza, per farsi l'impasto della pizza, per infornarla. Domani sera, voi se la fate oggi pomeriggio, mo vi spiego, la mettete a riposare ben coperta con la pellicola che non passi aria in frigorifero e volete mangiare la pizza domani sera alle 8, tirate pure l'impasto alle 5, 5, sì, 5, 5 e mezzo, lo fate a ambientare in cucina.
Si deve temperare l'impasto con l'ambiente circostante. Una volta che si è ambientato, lo stendete, che vi faccio vedere io dopo come. Lo fate riposare nella teglia, forno altissimo, quando più è possibile, alto. Lo mettete alla base quasi a terra e lo fate cuocere in bianco per 4-5 minuti. Deve iniziare, non dirsi iniziare, ma neanche iniziare, 4-5 minuti bastano. Lo tirate fuori e condite la pizza. Chiaro? Una volta pronta la pizza, mettete in forno, forno alto. Si finisce di cuocere sotto, si fonde tutto e mangiate una bomba per quello che comunque abbiamo in casa, per le comodità che abbiamo in casa. Florinda Fiordaliso dice che porterà qui il piccolo Federico di appena 5 mesi a mangiare, svezzamento che è una bomba. Grazie. Grazie Florinda, salutami Federico. Ancora Giuseppe Balestrino chiede: aiuta a far lievitare in frigo questi impasti? Non ho capito. Aiuta a farli lievitare in frigo questi impasti? L'impasto della pizza. Sì. Allora, l'impasto della pizza, mentre sale l'olio, queste qua dovrebbero lievitare, raddoppiare il doppio, arrivare al doppio. Se ci arriviamo per quando finisce l'ora, altrimenti dovremo staccare un minuto, no, un minuto, 20 secondi e riprenderla, perché vorrei farvele vedere finite come le completo, che queste qua non possono rimanere fino a domani. Per quanto riguarda l'impasto della pizza, adesso facciamo un'altra piega a tre. È importante, non lo mettetela, dice, ah, boh, ce la fai a fa. No, la dovete fare, perché dà struttura all'impasto queste pieghe, che sono semplicissime, solo girare e mettere su se stesse. Non dovete fare nient'altro. Poi la mettiamo a riposare fino a domani. Domani si tira fuori un paio d'ore, 2 ore e mezza prima di quando volete mangiare la pizza per domani sera. Dopo un'ora che si è assestata ed è iniziata a respirare l'ambiente, dove si stende, si cuoce in bianco per 5-6 minuti a forno alto, si tira fuori, se ci mette tutto quello che ci volete mettere sopra e là vi divertite e voi mangiate una pizza eccezionale. Io invece domani comunque ve la preparo per domani mattina. Io vi sto dicendo questo per farvela mangiare domani sera. Se invece volete mangiarla domani a pranzo, io questo impasto qua lo metto da parte. Domani nel nostro collegamento farò un piatto e completerò pure la pizza. È chiaro? Ok. Intanto Raffaele Ruggero dice: appena ho condiviso, mezza Rai ha iniziato a seguirti. Credo che da domani ci saranno molti follower in più. Grazie mille Raffaele. Allora, per vedere se l'olio è pronto, mettete un pizzico di pane grattugiato dentro e vi rendete conto dalla forza dell'olio. Dici, vogliamo staccare e iniziarne un'altra? Dice. Sì, allora facciamo così. Stacchiamo e iniziamo. Mi dispiace che vi tengo tutto questo tempo, però voglio farvi vedere il risultato. Ma mo la zeppola deve lievitare un quarto d'ora almeno, deve raddoppiare almeno, altrimenti non vi faccio la stessa cosa. Per questo mi dispiace, ma devo staccare e riprendere tra 20 secondi, 30 secondi e vedo l'altra mezz'ora che faccio una capa tanta. Nel frattempo vi spiegherò altri passaggi per come avere un ottimo risultato. Ci vediamo fra 30 secondi.